servo e l'altro il Signore. E potete capire voi chiaramente quale delle due parti impersona ciascuno dei due. Punto primo, quindi, distinguere l'Europa, il progetto Europa, dall'odierna eurocrazia. Criticare l'eurocrazia, battersi anche contro l'eurocrazia in nome dell'idea di un'altra Europa fatta di popoli, di nazioni sovrane, di popoli democratizzati e fratelli. Secondo spunto, che è uno spunto fecondamente anche presente nel titolo, il quale titolo appunto dice in maniera chiara una cosa molto bella, cioè il fatto che dietro questo grande tempio dell'Europa in realtà sta una vacuità di fondo, è una sorta di maschera che nasconde il vuoto profondo, il nichilismo, direbbe Nietzsche, che non a caso nei frammenti poi pubblicati postumi sulla volontà di potenza parlava di nichilismo europeo. È un grande tempio, una facciata di un tempio che nasconde il vuoto, l'odierna Europa. Non c'è niente. Cosa c'è dietro all'odierna Europa? Qui partirebbe la solita ridda nella ricerca dell'identità cristiana, greca, le radici illuministiche dell'odierna Europa. In realtà, che piaccia oppure no, dietro all'odierna Europa sta solo il volto mefistofelico del capitale finanziario. Non c'è null'altro. Non c'è null'altro. Un'Europa che realizzasse il progetto nobile di Immanuel Kant dei popoli confederati, della federazione cosmopolitica dei popoli, sarebbe un'Europa in cui ciascuno parlasse la propria lingua anzitutto, no? Evidentemente, come primo punto. Questo è il rispetto delle tradizioni e delle culture. Laddove invece oggi in Europa, come sapete, vi è una perversa tendenza a svuotare il senso delle lingue nazionali e a sostituirle con l'unico linguaggio consentito, quello dell'inglese, peraltro non di Shakespeare e di Wilde, bensì del mercato finanziario, no? Governance, spending review, austerity e tutta quella galassia di significati, di termini, sempre interni all'orizzonte mercatistico di cui siamo vittime coatte oggi. Questo è lo scenario in cui siamo. Oltre al fatto che il titolo del libro mi suggerisce una cosa su cui già abbiamo discusso con l'amico Federico, che il compito fondamentale oggi, proprio come nei testi sacri, è compiere la cacciata dei mercanti dal Tempio, no? Perché appunto nel Tempio Europa troviamo soltanto i mercanti che utilizzano questo nobile nome per portare avanti il folle progetto della crescita illimitata, della finanziarizzazione di tutto, che è appunto la negazione, ripeto, di quel progetto. Molto più, potremmo dire, dicendo cose che non so se Federico condivida fino in fondo, ma che sviluppo a partire da alcuni temi del suo libro, oggi il primo compito che sta alla filosofia, si va di portare a compimento, è quello della demistificazione dell'ideologia europea. L'economista avrà sempre buon gioco a portare dati, cifre, quantità, cioè a permanere sul terreno della fascinazione per i numeri, che è un po' la cifra dell'odierna alienazione capitalistica. Il filosofo invece ha come prerogativa lo smascheramento dell'ideologia, anzitutto. Una delle prerogative, secondo me, irrinunciabili del filosofare è lo smascheramento dell'ideologia. E occorre a questo proposito smascherare l'odierna ideologia europea. Cos'è l'ideologia europea? Sapete che Marx scrisse un'opera che poi pubblicata postuma ebbe il titolo Ideologia tedesca. Oggi, se volessimo riprendere il progetto incompiuto di Marx, dovremmo scrivere una ideologia europea. Qual è l'ideologia europea oggi, molto brevemente? L'ideologia europea è quella retorica neoliberale portata avanti a destra come a sinistra, perché oggi la distinzione destra e sinistra è una distinzione puramente immaginaria che serve a nascondere l'identità degli opposti. Destra e sinistra dicono la stessa cosa in maniere diverse, ma la stessa cosa dicono, cioè dicono la stessa, potremmo dire, adesione cieca e cadaverica all'ordine mercatistico del mondo, all'eurocrazia, alla subalternità geopolitica dell'Italia nel mondo e così via. Allora, destra e sinistra dicono la stessa cosa e predicano in maniera uguale l'odierna ideologia europea, che ha come proprio, potremmo dire, cardine l'idea secondo cui l'Europa, o meglio l'eurocrazia, stante la distinzione che abbiamo prima operato, è qualcosa di irreversibile. Quante volte risuona questa,
terminologia, è irreversibile. Ancora ieri Napolitano ha usato questa formula insopportabile, è irreversibile. Gli euroscettici potranno dire finché vorranno ciò che dicono, ma l'Europa è irreversibile. Che è appunto la cifra di ogni ideologia, assolutizzare il presente negando la possibilità di alternative. Potremmo dire eternizzando il presente, rimuovendo l'idea di futuri alternativi. Dire che qualcosa è irreversibile significa che non è possibile superarlo, bisogna solo andare avanti seguendo quella pista. Questo è il punto fondamentale, la cifra di ogni ideologia. Ma poi questa ideologia europea, che si manifesta molto bene, ripeto, a destra come a sinistra, mi colpì molto qualche tempo fa un convegno organizzato dal Partito della Repubblica, che sapete essere il fronte unico della modernizzazione capitalistica oggi, a Venezia, alla presenza anche di filosofi, dove appunto il titolo era La Repubblica delle Idee e si parlava di Europa. Mi colpì molto il plurale, la Repubblica delle Idee, perché in realtà l'idea era una sola, l'idea ammessa, cioè il fatto che l'Europa fosse qualcosa di irreversibile, bisognava discutere su quel terreno, no? È la cifra dell'odierna ideologia del pluralismo. Oggi viviamo in un'epoca di pluralismo in cui i plurali dicono al plurale sempre solo la stessa cosa. Questo è il punto. L'ideologia europea questo fa, moltiplica il messaggio che però è sempre uno. Questo è il punto. Per cui si organizzano convegni da Repubblica delle Idee in cui c'è un solo messaggio consentito che viene moltiplicato, creando l'illusione della pluralità in realtà inesistente, evidentemente. Questa è l'ideologia europea, dove appunto gramscianamente si vede benissimo una forma di egemonia culturale totale, esercitata ricorrendo alla stampa, alla televisione, a tutti i mezzi di istruzione pubblica, ricorrendo anche agli spot elettorali. Avete visto lo spot della RAI sull'Europa? È tutto fuorché innocente quello spot, evidentemente, perché dà per scontato che l'Europa non possa essere messa in discussione, evidentemente, no? Laddove invece ci sono forze politiche, troppo poche ancora, che la mettono in discussione. Quindi è uno spot elettorale che già, potremmo dire, fa passare un messaggio chiarissimo, evidentemente, politicamente non neutro. Questo è il punto, no? Altra parte dell'ideologia europea interessante, che continuamente mi colpisce, devo dire, e mi infastidisce anche molto, è quella che io chiamo l'ideologia dell'abisso. Continuamente coloro che difendono l'indifendibile, cioè l'odierna eurocrazia, dicono che l'Europa, pur con tutti i suoi difetti, è necessaria perché qualora si uscisse dall'Europa si precipiterebbe in un abisso. Perdita del lavoro, perdita del valore dei salari, perdita di tutte le conquiste che abbiamo. Laddove appunto si tratta di vera e propria ideologia, perché queste cose si stanno realizzando rimanendo in Europa, evidentemente. L'abisso non è se si esce dall'Europa, ma siamo già nell'abisso, questo è il punto. Per cui non bisogna, l'onere della prova non sta a chi vuole uscire dall'Europa, ma sta a chi la difende, perché è indifendibile l'odierna Europa per quello che sta producendo e che su tutto il giro d'orizzonte è sempre più visibile. Lo stiamo patendo quotidianamente sulla nostra carne viva, potremmo dire. Questo è molto evidente per chiunque viva quotidianamente nel mondo della vita, potremmo dire. Gli unici che non lo capiscono sono gli intellettuali, ovviamente, perché gli intellettuali, specie quelli appunto del centro-sinistra, sono organici ormai a una visione del mondo di pura legittimazione dell'esistente, no? Sono appunto portatori, potremmo dire, di una visione, della stessa visione dominante, ecco, sono la parte dominata della classe dominante, come diceva Pierre Bourdieu. Sono dominanti perché hanno un capitale culturale da vendere che gli offesi del pianeta non hanno, ma poi devono venderlo quel capitale culturale ai dominanti e quindi quel capitale culturale non potrà mai confliggere con l'ordine esistente. Per cui appunto c'è questa patologica ormai visione dominante per cui gli intellettuali sono tutti dalla parte del potere. Ed è uno dei motivi per cui io, come già altre volte ho detto, rinuncio a definirmi intellettuale. Se penso che il transito dell'intellettuale ci porta dal grande Antonio Gramsci a personaggi che farebbero ridere se non facessero piangere, che si arrogano il titolo di intellettuali oggi. Appunto, l'euro e l'Europa
e oggi non esiste l'Europa ma esiste l'euro e l'eurocrazia, questo è il punto che abbiamo più volte messo in discussione, si caratterizza per il fatto che si sta realizzando in forma sempre più compiuta una forma di disuguaglianza, o come dice l'economista Bagnai, di asimmetria, no? Di asimmetria sempre più forte tra gli stati, tra gli stati. Cioè si sta realizzando in forma puramente economica ciò che in altri tempi, nel Novecento, si stava realizzando in forme politiche, evidentemente. Subalternità tra i popoli, rapporti di assoggettamento dei popoli, che un tempo venivano ottenuti col carro armato e oggi vengono ottenuti tramite l'economia, in particolare la retorica del debito, dello spread e così via. Scriveva già Ezra Pound, testualmente, il sistema moderno per imporre la schiavitù usa il debito. De nobis fabula narrata. Questo è il punto. Una forma, potremmo dire, e lo diceva già Lukács, puramente immanente di violenza. Questo è l'economia. Un modo in cui la violenza si dispiega puramente nel campo immanente dei rapporti fra gli uomini, senza dover più ricorrere alla legittimazione politica, giuridica. Si dispiega direttamente in forza di rapporti puramente economici tra i popoli. Questo è il punto. Chi non riesce a cogliere questo aspetto non ha capito nulla dell'odierna Europa, che è un rapporto asimmetrico fra le forze interne. È un rapporto asimmetrico. Per questo io penso che oggi, e lo dico per l'ennesima volta, si debba parlare non tanto di Europa, ma di eurocrazia, rimanendo fedeli all'idea dell'Europa e per ciò stesso imbracciando, potremmo dire, la lotta contro l'odierna eurocrazia, lotta anzitutto culturale e di egemonia. Gramsci direbbe che bisogna creare un'egemonia alternativa rispetto al pensiero unico dominante oggi, che è il pensiero unico che assolutizza l'Europa come un destino irreversibile, appunto. Siamo all'interno, l'ha detto molto bene il filosofo francese Badiou, siamo all'interno di una seconda restaurazione oggi, dal 1989. Cioè, come dopo la prima, dopo la rivoluzione francese ci fu la prima restaurazione, quella che delegittimò gli ideali rivoluzionari, la passione trasformatrice, e col congresso di Vienna portò avanti l'idea appunto di una restaurazione totale dell'ancien régime, così oggi dopo il 1989 siamo disinvoltamente entrati in un'epoca di seconda restaurazione, in cui il capitale trionfante per un verso desertifica le aspettative e delegittima totalmente gli ideali trasformativi rivoluzionari e per un altro verso rinsalda sempre più il suo potere. Io nei miei testi ho sostenuto, e sono disposto a sostenerlo e argomentarlo anche in questa sede, se ve ne sarà l'occasione, che l'odierno euro e l'odierna Europa sono da un certo punto di vista un passo ulteriore nella logica di sviluppo del capitalismo, il quale capitalismo nel 1989, dopo aver trionfato su quella parte del mondo che nel bene o nel male si racconta